Cari amiche e cari amici di Rossini TV, buonasera a voi da Antonio Astuti e Cristian Roberti alla regia. Siamo a Cagli, alle mie spalle il celebre torrone martiniano che non è altro che ciò che resta di una grande rocca, una grande fortezza del Montefeltro risalente al 1500, ma vedete quanto è meravigliosa. Siamo a Cagli perché? Perché oltre per visitare ne cogliamo l'occasione, questo magnifico paese, questa magnifica cittadina dell'entroterra pesarese, siamo alle pendici del Monte Catria, in un ambiente straordinario, peraltro in una giornata bellissima estiva, siamo in pieno luglio, siamo qui perché questa sera vi racconteremo l'inaugurazione di un punto di riferimento importantissimo per Cagli, perché sarà inaugurata fra pochi minuti la nuova sede dell'ERA. L'ERA, azienda si può dire nazionale, a livello davvero conosciutissima. Perché la conosciamo? Perché tratta energia, tratta luce, tratta gas, ma non solo, tratta tutto un insieme di prodotti che poi ci verranno presentati legati al green, legato al nuovo modo di affrontare la transizione energetica con un grande, grandissimo occhio di attenzione per l'ambiente, ma anche un grandissimo occhio d'attenzione per il territorio, per il cittadino, perché grazie a un luogo come quello che andremo a scoprire fra pochi minuti avrà un vero e proprio punto di riferimento per avere tutte le sue risposte a tantissime domande che riguardano l'approvvigionamento energetico. Siamo nel punto vendita nuovo di Cagli, ERA, insieme a Gilberto Tinti, che è il responsabile delle società controllate Marche e Abruzzo di ERA. Gilberto Tinti, peraltro, un pesarese puro sangue. Sì, sono nato e vissuto a Pesaro, attualmente vivo a Pescara per ragioni di famiglia, due città anche simili. Oggi con mio grande piacere, per motivi di lavoro, però rientro nella natia provincia di Pesaro per questo bel evento di questa inaugurazione di questo nuovo sportello. Peraltro essere responsabile proprio Marche Abruzzo di questi punti, di questa realtà, crediamo che le faccia capire esattamente qual è l'importanza per un territorio di avere un riferimento così preciso, visibile ed efficiente in termini di energia. Affrontare l'energia, affrontare le spese legate all'utilizzo dell'energia. Hai usato giustamente una parola che per noi è una parola chiave, la parola territorio. Nel mio lavoro all'interno di ERA, nelle regioni Marche e Abruzzo, abbiamo sempre visto e sviluppato proprio questa presenza territoriale che fa parte del DNA di ERA nativamente, perché è una società che nasce insomma da un'unione di tante municipalizzate della zona emiliano-romagnola, ma anche nelle zone diciamo così più nuove come Marche e Abruzzo la presenza territoriale per i cittadini, per dare un servizio di prossimità, è considerata proprio un asset strategico dell'azienda. Il progetto che oggi vede la luce qui a Cagli di aprire un punto vendita e anche un punto di assistenza ai clienti per le pratiche sostanzialmente di servizio, quindi informazioni sulle bollette, pratiche di apertura contatori, chiusura, modifica delle potenze elettriche, acquisizione di nuovi allacciamenti, autoletture e quant'altro, si svolgono con un certo agio se c'è la possibilità di parlare vis-à-vis con una persona che professionalmente si occupa di queste cose in uno sportello fisico. È un punto fondamentale questo, perché nei tempi moderni che viviamo molto spesso ci capita di dover fare riferimenti a call center, a modalità difficili poi di contattare effettivamente l'azienda con cui vorremmo parlare. Invece Cagli, comune importante, provincia di Pesaro, età media anche magari elevata di tante persone che vi vivono, avere appunto, come detto, il punto di riferimento della persona che fisicamente risponde alle domande, alle esigenze, si può dire andiamo davvero, come le posso dire, in termini di evoluzione, nonostante che magari l'evoluzione sia solo tecnologica, ma è una teoria. Sì, allora i canali di contatto che ERA sviluppa sono tanti, i canali digitali sono importantissimi e coprono una fascia di diciamo clientela, popolazione, di mercato sempre maggiore. Noi abbiamo un'app che si chiama MyERA con cui i clienti possono interagire con l'azienda, abbiamo un call center gratuito, call center attivo dalle 8 del mattino alle 10 di sera, quindi sono canali importanti e canali anche molto efficienti da un punto di vista del costo unitario.
ma questo non significa che era rinunciato alla presenza territoriale, perché un po' per territorio, un po' per fascia di popolazione che nell'entroterra è mediamente un po' più elevata, ma anche per promuovere e sviluppare servizi più evoluti di quelli tradizionali, che sono la vendita di gas ed energia elettrica, come la consulenza, la progettazione di pannelli fotovoltaici, l'analisi di consumi energetici, avere una presenza territoriale, oltre che dare fiducia, perché comunque dà l'idea è tangibile della presenza stabile sul territorio, quindi di un'azienda che c'è per dare un servizio a lungo termine, non un'azienda che vuole fare una vendita commerciale e poi magari non essere più contattabile, danno quel valore aggiunto che secondo il nostro punto di vista rende ERA una società unica nel suo genere, perché coniuga le due anime. Coniugando le due anime, poi proprio nella volontà di aumentare il green. Verde, il green, andiamo verso comunque una transizione energetica importantissima di cui ERA vuole essere protagonista. Assolutamente, ERA è protagonista. Le offerte, adesso senza avventurarci sul discorso proprio prettamente commerciale, ma le offerte che ERA propone ai propri clienti sono certificate green. Cosa significa? Significa che per ogni metro cubo di gas erogato o ogni kilowatt ora erogato, quindi gas e luce, ci sono a monte i corrispondenti annullamenti dei certificati verdi che certificano che quell'energia è stata prodotta da fonti rinnovabili. Questo significa che il cliente sta consumando energia rinnovabile. ERA propone queste offerte insieme poi alla possibilità anche di ridurre i consumi, perché il risparmio che si può ottenere su un'offerta di un tipo o di un altro tipo è comunque sempre relativo ai propri consumi. In un mondo in cui l'energia, abbiamo visto l'anno scorso, ha toccato dei livelli di prezzo, purtroppo a livello internazionale, quindi su cui nessuno a livello nazionale, nemmeno ERA, può agire, perché sono prezzi che si formano a monte, al di fuori della nazione, però si può agire su tanti altri fronti, ad esempio quello del consumo è il fronte più importante, sia per un tema di impatto ambientale, sia per un tema di risparmio. Ecco, ERA è a disposizione con una serie di soluzioni per ridurre i consumi. Francesca Pomes, già ci hanno detto che i colori rappresentati alle nostre spalle sono i colori di Cagli, quindi credo che per la responsabile vendita del Centro Italia di un'azienda, di una realtà così importante, sia un ulteriore motivo d'orgoglio questo, quello di aver centrato anche proprio immediatamente nel cuore i cagliesi. È proprio così, l'abbiamo scoperto questa mattina grazie all'assessore, siamo molto contenti, anche perché per noi l'inaugurazione e l'apertura di questo punto vendita rappresenta un ennesimo successo che va dall'Abruzzo fino al nord Italia e sicuramente per Cagli può rappresentare un ulteriore spazio dove avere a che fare con persone professionalizzate e soprattutto dove avere un po' una linea guida per questa transizione ecologica, che è un po' il fil rouge che va a costruire il tema degli ultimi anni, non solo per il gruppo ERA, non solo per ERA con Marche, ma in generale insomma per quelle che sono delle scelte che tutti stiamo iniziando effettivamente a fare. E che qui diventano pratica, perché ERA, abbiamo già così preannunciato, ok, luce, gas, nell'immaginario collettivo è la prima cosa che ci viene in mente quando si pensa ad ERA, quando si pensa all'energia, però in realtà c'è tanto di più e questo tanto di più crediamo che sia importante farlo conoscere. Assolutamente sì, per noi è diventata una mission quasi, no? Perché è vero, luce e gas, i due bolloni li rappresentano benissimo, sicuramente usciamo anche da un periodo complicato perché il 2022 ha rappresentato per i nostri clienti, per i nostri, ma anche per noi stessi, quello che può essere un po' uno scouting per capire quale fosse la tariffa migliore, un prezzo fisso, un prezzo indicizzato. La verità è che oltre alla tariffa per noi sono importanti i gesti quotidiani e quindi insieme ai nostri clienti cerchiamo di progettare quella che è un'evoluzione sulla sostenibilità, tant'è che all'interno dei nostri locali si possono trovare anche delle consulenze, si possono avere più che trovare, avere delle consulenze rispetto a pannelli
pannelli fotovoltaici, caldaie, climatizzatori, tutti a basso consumo e quindi a grande efficientamento, che chiaramente abbinato a delle buone offerte di luce e di gas e abbinata anche a dei comportamenti sostenibili da parte dei clienti, fa sì che quando sei a fine mese o quando sei alla fine dell'anno effettivamente il risparmio c'è stato, e soprattutto c'è stato un risparmio in termini di utilizzo di energia elettrica e carbon fossili. Il sindaco di Cagli, Alberto Alessandri, inaugurazione di un nuovo punto di riferimento per la città di Cagli, per i cittadini, perché il gruppo ERA è presente sul territorio. Poi peraltro, sindaco, questa si chiama via Alessandri, quindi è una coincidenza un po' così che sicuramente le fa piacere. Certo, innanzitutto fammi ringraziare chiaramente il gruppo ERA per, insomma, aver fatto un investimento così importante che, insomma, ci inorgoglisce e soprattutto ci fa piacere, perché vuol dire che su Cagli ci si punta e vuol dire che Cagli ha quelle potenzialità in cui noi dell'amministrazione crediamo da tanti anni. Quindi grazie veramente di cuore per, insomma, per questa apertura. E sì, siamo in via Alessandri Imbriano, fratello di mio nonno, mio zio, è un partigiano che al quale, insomma, Cagli ha voluto dedicare tanti anni fa questa via, quindi, insomma, la cosa mi fa ancora più piacere. E come mi fa piacere, insomma, che un'attività come questa si svolga all'interno del nostro centro storico, che, insomma, è agli occhi di tutti, insomma, l'impegno dell'amministrazione per valorizzarlo, per renderlo fruibile ai turisti, perché crediamo veramente di, insomma, oltre ai servizi essenziali, e questo lo è, che vogliamo potenziare, vogliamo o riprendere o mantenere a seconda, insomma, di quello che abbiamo, però, insomma, ecco, anche da un punto di vista turistico ci fa tanto piacere, insomma, perché avere, e credo che faccia piacere anche a chi lavorerà qui, perché, insomma, vivere in questo bel centro è una cosa piacevole, e credo che sia anche, insomma, il discorso della, ecco, della bellezza, insomma, del benessere che si respira qui, sia una cosa, un valore aggiunto che chi starà qui apprezzerà sicuramente. Ci ha infatti quasi anticipato, sindaco, perché ERA significa nell'immaginario luce e gas, ma non solo. Qui proprio si parla di un'apertura a tantissime altre possibilità, tantissimi altri servizi per la comunità. È metaforicamente quello che avviene con Cagli, un paese in una zona strepitosa della provincia di Pesaro Urbino, alle pendici di montagne, a mezz'ora dalla costa, e con delle bellezze storiche che sicuramente la fanno apprezzare a tutti. Dicevamo, una passeggiata per il centro di Cagli veramente sembra di essere in un posto paradisiaco. Sì, ti ringrazio. E certo, erano luce e gas, ma vuol dire soprattutto sostenibilità. E, insomma, è un messaggio che so che i vertici mandano di continuo, su cui puntano, e, insomma, è quello che cerchiamo di fare noi, sostenibilità, cioè mantenere le nostre tradizioni, la bellezza, insomma, della nostra storia, il rispetto anche verso gli stessi abitanti, perché è importante. Adesso stiamo lottando anche sul discorso dei fiumi, per, dopo l'alluvione, per ripristinare certe situazioni che tengano conto sempre della natura, delle esigenze cambiate della natura stessa, ma che vanno incontro anche, insomma, alle tradizioni, alla storia, alla dignità degli abitanti di questo luogo. Quindi credo che veramente Cagli si possa candidare ad essere una tra le città più importanti, di un territorio importante, che sarà sicuramente traino non solo per la provincia nostra, per le Marche, ma io credo, per, come tanti altri luoghi, per il futuro dell'Italia, che, insomma, sta cercando una nuova identità, sta cercando delle nuove strade per porsi all'attenzione mondiale, che sicuramente merita. Ivan Casavecchia, giovanissimo assessore di Cagli, 28 anni, complimenti, quindi è un investimento importante e anche un investimento per la città, per il futuro. ERA ha inaugurato il suo nuovo punto vendita a Cagli, in una via centrale. Peraltro, proprio lei ci ha fatto capire che i colori giallo-rossi rappresentati nei due emblemi, quando si entra nel negozio, in realtà rappresentano anche la città di Cagli. Sì, direi ottima scelta di ERA per aver utilizzato quei colori giallo-rosso che rappresentano la nostra città, colori utilizzati anche dalla Cagliese Calcio. E soprattutto colgo l'occasione per ringraziare ERA per l'investimento che ha fatto qui, per aver tenuto un punto aperto al pubblico per qualsiasi necessità. Sì, peraltro
al pubblico in una città importante, perché Cagli è una città importante dell'entroterra pesarese. Siamo a pochi chilometri dal mare, ma contemporaneamente a presidio di un territorio dove poi le comunità montane fanno riferimento a questo luogo. E assessore, lei assessore ai lavori pubblici, ce lo faccia dire, complimenti, perché camminando per Cagli si nota la pulizia, si nota proprio quest'aria straordinaria che lo rende un posto accogliente solo nel momento in cui si passa attraverso la porta. La ringrazio per le belle parole, sono molto contento di questo e colgo l'occasione per ringraziare ERA e Marche Multiservizi per la loro presenza sul territorio, per la loro disponibilità, per farci trovare una Cagli accogliente sia per chi ci vive e sia per il turista che la viene a visitare. E per quanto riguarda i lavori pubblici, adesso è stata appena completata la piazza davanti al nostro teatro e adesso si sta cercando di partecipare ad ulteriori bandi per ottenere ulteriori fondi per continuare a migliorare il centro storico della nostra bellissima città. Si è appena conclusa l'inaugurazione del nuovo punto di riferimento ERA nel paese di Cagli, siamo in pieno centro storico, sono intervenute le principali personalità amministrative di Cagli, l'assessore e soprattutto il sindaco a inaugurare questo punto di riferimento per la popolazione. Ricordiamoci quindi che d'ora in poi ERA, presente già su tutto il territorio, rappresentato in tantissime altre realtà della provincia di Pesaro Urbino, così come in tutta Italia, come in tutto il centro Italia, avrà il suo luogo dove poter dare delle risposte. La cosa fondamentale è questa: qui si trovano persone, qui si trovano proprio dei consulenti, dei professionisti in grado di dare delle risposte a tutte le domande che riguardano l'energia. Offerte, promozioni, chiaramente per questa nuova apertura, Rossini TV è stata qui per voi.